Buongiorno a tutti cari amici di YouTube, qui con la categoria fatti a mano vi farò vedere una bellissima fontana fatta con dei CD rovinati, non si butta niente, e dei dischetti di polistirolo. Allora, una vaschetta con dei dischetti di polistirolo sovrapposti tramite un pezzetto di... sovrapposti tramite un pezzetto di polistirolo bucato al centro per farci passare il tubo dell'acqua. Sopra abbiamo messo un tappo per non far schizzare l'acqua troppo in alto e per farla andare con precisione sui dischi. Abbiamo fatto dei buchi per far tornare l'acqua dentro la vaschetta e una pompetta, addirittura questa per la luce, noi ne abbiamo approfittato. Ecco qui, è una fontanella molto carina, simpatica, che io addirittura avevo comprato molto più semplice, ma non aveva, diciamo, l'estetica e l'inventiva di questa. Comunque è molto semplice costruirla, con poco tempo, basta colla a caldo, un saldatore per squagliare polistirolo e dischetti, delle forbici a punta arrotondata e ecco fatto il gioco qui. Comunque diciamo che è venuta molto bene, io vi saluto, vi ricordo sempre di iscrivermi, lasciare commenti, darmi idee su quello che costruire. E un altro video, se non l'avete visto, è quello della macchina inutile, andatelo a vedere, vi lascerò il link. Grazie a tutti e buona giornata.